Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Questa mattina in Giappone, durante le finali della Pro League, sono stati finalmente rivelati i nuovi operatori, Wamai e Kali. E la cosa bella è che io questo video lo sto registrando ieri, cioè di sabato, perché giovedì, grazie a Ubisoft Italia, abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima gli operatori. Era la missione Top Secret di cui vi ho parlato nel post su Instagram e in quello sulla community di YouTube. Qualcuno di voi aveva indovinato. La cosa ancora più bella invece è che io non so quando è uscito questo video. Cioè lo state vedendo, ma io non so se è uscito a mezzogiorno o alle 10. Perché se è uscito alle 10 vuol dire che dovete attivare la sveglia anche a mezzogiorno, perché arriverà anche la guida a Wamai. Questa che state vedendo infatti è la guida completa a Kali. Se invece è uscito a mezzogiorno vuol dire che l'altra guida è uscita alle 10. E allora a questo punto conoscete già entrambi gli operatori, perché do per scontato che l'abbiate già vista. E voglio sapere qui sotto nei commenti per quali dei due siete. Voglio l'hashtag Team Wamai per uno e Team Kali per l'altro. Ma ora passiamo a scoprire questo nuovo operatore. Kali, o Kali, considerate le sue origini, visto che il nome proviene proprio dalla dea indiana, è la nuova assalitrice che si unisce al Team Rainbow. La sua abilità unica consiste nel dardo esplosivo LVL, un proiettile meccanico esplosivo innestato sotto la canna, che esplode e distrugge tutti i gadget da entrambi i lati delle superfici, rinforzate e non, in un determinato raggio. Si tratta di un operatore con velocità 2 e corazza 2, e ci mancherebbe, dato che porta quel fucile dietro. Il suo nome reale è Jaimini Kalimoan Sha, pronuncia che ho completamente inventato, è troppo difficile e dovete vedere quello di Wamai poi. Quindi io diciamo che preferisco chiamarla Kali. Appartiene all'organizzazione, o meglio al gruppo speciale di intervento Night Even, il cui logo è quello che poi abbiamo visto sia sulla sua arma che durante la presentazione del nome della nuova operazione. Al solito vi faccio un recapone della sua biografia, ma comunque vi consiglio sempre di andare a leggere il background degli operatori, perché secondo me è una parte davvero interessante di Rainbow Six. Kali viene descritta come una persona molto sicura di sé, forse una cosa dovuta ai suoi genitori benestanti che le hanno permesso di fare qualsiasi cosa già da ragazzina, tranne però entrare all'interno dell'esercito, poiché era impossibile per le donne. Di conseguenza Kali ha deciso di costituire Night Even, il suo gruppo speciale di intervento, con cui poi si è fatta notare dallo stesso stato indiano, a tal punto da ricevere contratti con parecchi zeri ed essere coinvolta in operazioni molto importanti. La sua entrata stessa all'interno del Team Rainbow è dovuta a un ragionamento fatto da Harry del tipo: è meglio non averla contro, quindi portiamola dalla nostra parte. Lo stesso Harry non la descrive poi come una bellissima persona, nonostante le origini indiane condivise da entrambi, proprio perché risulta abbastanza sfacciata e si fa le regole totalmente da sola, cosa che tra l'altro non va molto a genio anche ad Ash, che è molto ligia a dovere e con cui Kali stessa si è scontrata più volte. Ciò che però viene sottolineato è il suo addestramento in tantissimi campi diversi, che poi è lo stesso addestramento che sottopone alle sue reclute, quelle del suo gruppo di intervento, tra cui tra l'altro può annoverare proprio Wamai. E grazie ai fondi della sua unità riesce anche a creare dei gadget tecnologicamente molto avanzati. E infatti la sua lancia esplosiva viene saltata sia da Mira in termini tecnici che da Thatcher, coinvolto all'interno dell'analisi della lancia esplosiva, in termini di praticità. Nonostante gli avvocati di Kali siano intervenuti per sospendere le analisi del gadget, Thatcher è sceso abbastanza a fondo da definire una cosa molto importante che dovete tenere ben presente, quindi aprite bene le orecchie: l'esplosione non distrugge le superfici rinforzate, ma la portata è ottima. In termini di utilità è un gadget difficile da contrastare, ma ci riuscirò. Ciò che cosa vuol dire? Che Kali non è un hard breacher, non apre le pareti rinforzate, non apre le botole rinforzate, ma distrugge i gadget da un lato e dall'altro con una buona portata. Quindi non è un'alternativa a Termite, Ibana o Maverick, ma lo è a Thatcher. Passiamo alla sua dotazione. Kali porta con sé il fucile di precisione CSRX-300, fucile che abbiamo già visto nel trailer di presentazione, personalizzato con sistema Strike Pull e Bolt Action, con mirino integrato a ingrandimento multiplo, e che utilizza proiettili calibro 300 Win Mag. Sull'ingrandimento multiplo e sul danno pari a 90, vi mostro
mostro tra pochissimo in game cosa vuol dire. Per le armi secondarie abbiamo o la P226 dei SAS o la C75 di Doccaebi e Vigil, mentre i gadget secondari sono la Claymore e la carica da irruzione. Nel frattempo state anche vedendo i due diversi copricapi, Shifting Tides e Febbre dell'Alba, e le due uniformi. Io sinceramente preferisco quella rossa. Ma vediamo adesso come si comporta in game. Concentriamoci sul suo CSRX 300, il fucile di precisione, i cui tempi di ADS sono di circa 450 millisecondi, quindi mezzo secondo per entrare in modalità di mira e poco più di un secondo invece per ritornare nella stessa posizione dopo aver sparato un primo colpo. Il caricatore riesce a contenere fino a 5 colpi contemporaneamente prima di dover necessariamente ricaricare, ma la peculiarità, come dicevamo prima, sta sicuramente nell'ingrandimento multiplo, poiché quest'arma permette di switchare tra uno zoom 5x e uno 12x, semplicemente spostando la levetta rossa sul lato dell'ottica. Lo stesso può essere fatto dopo aver equipaggiato la sua lancia esplosiva, che riuscirete a riconoscere semplicemente con la variazione del puntatore, perché invece della classica croce avrà una sorta di ellisse. Tra l'altro, una volta sparato il suo gadget, il danno causato dall'esplosione dello stesso sarà sempre pari ad 8 quando si è molto vicini al punto della detonazione. Prima di andare avanti, una cosa al volo: le clip che state vedendo le ho registrate io, ma le ho passate volontariamente anche agli altri youtuber che erano lì con me, perché ci siamo organizzati per testare al meglio i due nuovi gadget. Se le vedete da altre parti, non gridate allo scandalo. Dunque, durante la presentazione ci è stato detto che un colpo del fucile diretto alla testa uccide istantaneamente, e questo è normalissimo, ma anche che un colpo diretto a qualsiasi parte del corpo, mani, braccia, piedi, gambe, mette istantaneamente in ferimento a prescindere dalla corazza. E poi ci hanno anche parlato di collateral, quindi abbiamo deciso di testare la cosa, ma il primo tentativo è andato così. Non ho visto il risultato perché mi ha rimosso per team kill, ma i ragazzi mi hanno detto che erano 4 le persone uccise per headshot, quindi abbiamo deciso di riprovare la cosa facendo mettere i difensori davanti per non farmi cacciare dalla partita, ed effettivamente abbiamo verificato che in fila si riescono a ottenere 4 headshot prima che il colpo scompaia del tutto. Abbiamo testato la collateral anche con un colpo diretto al corpo dell'operatore, ma il risultato non cambia: 4 ferimenti in fila a prescindere dalla corazza. Nemmeno Doc è immune al ferimento istantaneo anche dopo aver fatto una siringa se colpito al corpo. Ovviamente se preso in testa è una kill istantanea. Stesso risultato con le corazze di Rook. In quel momento Capitao ne indossava una e io ero posizionato a 65 metri di distanza, ma il ferimento istantaneo non risente né delle corazze dell'operatore francese né della distanza stessa. Quello che non mi aspettavo invece è che i soft wall attutissero il danno ricevuto dagli operatori. Qui con un headshot uccido il primo attraverso il muro, ma metto in ferimento i due successivi e addirittura non colpisco nemmeno il quarto, cioè non arriva proprio il colpo al quarto operatore in fila. Sono andato anche a testare il potere distruttivo del fucile di precisione di Cali. Quelle che vedete perfettamente rotonde sono le detonazioni del suo gadget, quindi non consideratele in questo caso. Mentre ho potuto verificare che con alcuni colpi ben assestati è possibile creare addirittura una rotation all'interno delle pareti. Inoltre, a differenza di quanto succede con Glads, basta un unico colpo per distruggere una botola non rinforzata. La peculiarità poi di quest'arma, come già avevamo visto nel trailer di presentazione, è che un solo proiettile può oltrepassare più soft wall anche se distanti tra loro. Non poteva mancare il test coi pannelli corazzati di Castle, e sorprendentemente, perché sinceramente non me l'aspettavo, resistono perfettamente a questi colpi. Abbiamo provato anche mettendo un operatore dall'altro lato, ma nulla, non passano. Credo di aver provato qualsiasi cosa possibile col fucile da cecchino, però se vi venissero altre idee scrivetemele nei commenti, che magari le testiamo in live sul canale Viola insieme. Detto ciò, quindi passiamo all'analisi del suo gadget, perché da quel che abbiamo capito la lancia esplosiva distrugge i gadget nei pressi delle pareti. Quindi la prima cosa che mi viene in mente, il Bandit Trick e i motorini di Bandit in generale. L'abbiamo provato ed effettivamente sparando a metà altezza l'impatto si ripercuote sulla facciata opposta senza creare un vero e proprio buco e distrugge il gadget dell'operatore tedesco. Ciò
ovviamente avviene anche con i gadget degli altri operatori, purché siano a portata. E ciò mi ha fatto notare che il problema forse di questa lancia esplosiva è che manca la visualizzazione dell'area d'impatto, cioè il tipico cerchio bianco, senza il quale è davvero tosta capire qual è il volume effettivo della detonazione. A dimostrazione di ciò abbiamo testato con l'ortila di Kaid, piazzandolo sulla parte alta del rinforzo e sparando poi il dardo della lancia esplosiva sulla parte bassa. In quel modo l'ortila non viene minimamente intaccato dall'esplosione e continua a svolgere il suo ruolo, quindi ad elettrificare la parete. Tra l'altro in questa clip potete notare che se da un lato, cioè dove c'è il soft wall, si crea un buco, dal lato opposto la parete rinforzata non viene penetrata, quindi comunque si continuerà ad avere il metallo davanti. Continuiamo con i nostri test. Il dardo esplosivo, l'avete visto anche prima di sfuggita, può creare dei buchi perfettamente circolari all'interno delle pareti, non rinforzate ovviamente, ma l'utilità ancora non l'ho trovata. Al contrario, è molto utile per distruggere i pannelli corazzati di Castle. Quelli si disgregano con un'animazione che tra l'altro mi piace tantissimo, come se Kali fosse Thanos e avesse schioccato le dita, e la stessa sorte spetta anche agli scudi mobili che si disintegrano al colpo del dardo esplosivo. È stato anche la balistica di questa lancia esplosiva e mi è stato confermato da chi ha ricevuto l'ultimo colpo che il gadget ha proseguito dritto fino a colpirlo in testa. Ciò vuol dire che non c'è alcuna caduta, non risente della gravità come magari succede con i dardi di Capitao, e che quindi Kali può agire da Thatcher 2.0 anche da distanze siderali. Allora è un gadget potentissimo. Diciamo di sì, solo che ha dei counter che sono ovviamente Jaeger col suo ADS e Wamai col suo Magnet. Ma visto e considerato il ruolo di Kali, tendenzialmente sarà difficile contrastarla con questi gadget, poiché è più probabile che vengano usati all'esterno dell'edificio. Vi ho detto tutto ciò che c'era da sapere sulla nuova operatrice, voglio sapere voi cosa ne pensate, perché a parer mio è uno degli operatori più forti rilasciati quest'anno. E poi tra l'altro c'è finalmente un'arma nuova su Rainbow Six che abbiamo chiesto a gran voce. Ricordate di andare a vedere anche la guida completa Wamai e di chiudere i vostri commenti con l'hashtag Team Wamai o Team Kali per farmi capire quale preferite dei due operatori. Lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ovviamente ci vediamo in live sui TTS su quel canale lì. Sto facendo l'occhiolino. Talk back to you. Say you like that.